Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Il parco del Mulino si trasferisce al mare e sulla carta. A luglio i protagonisti sono la cooperativa del Parco del Mulino dell'Associazione Italiana Persone Down e l'Associazione Itinera di Livorno, che è il suo partner. Il 23 luglio è stato inaugurato il Ca Moro, peschereccio attraccato in Darsena Vecchia, in Piazza del Paviglione, davanti al Monumento dei Quattro Mori. Abbiamo ascoltato alcuni dei partecipanti a questo evento, alla inaugurazione dello stesso. Allora, Daniele, no? Daniele. Torna. Senti, com'è venuta questa idea? Riferisci al peschereccio. Ma è venuta perché abbiamo ricevuto una telefonata da una onlus che era in possesso di questo peschereccio, usandolo come base per educazione alimentare ai ragazzi dei Gaslini. Ci hanno chiesto, visto che loro chiudevano questa onlus e le onlus non possono vendere ma devono devolvere, se eravamo interessati a prendere questo peschereccio. E noi, dopo un po' di esitazione, perché ci rendevamo conto che la cosa era difficile, un po' per il sogno di vedere i nostri ragazzi comunque inseriti al lavoro, abbiamo accettato. È stata un'impresa difficile arrivare fino a qui, ma devo dire, Livorno è una città particolare, una città strana. In certe occasioni dà il meglio di se stesso, quindi in questa occasione indubbiamente dobbiamo ringraziare tante persone che ci hanno aiutato, e quindi in particolare, se lo posso dire, ma se lo meritano, quindi l'autorità portuale di Livorno, l'ASA, l'Enel, che hanno permesso il superamento di ostacoli che a me erano sembrati a un certo punto insuperabili, perché c'era da fare dei lavori e pensavo non fosse possibile. Ci siamo riusciti, la gioia sarà di vedere i nostri ragazzi, che già lei qui li puoi vedere, inseriti al lavoro, ma inseriti veramente, non la solita inserimento dei ragazzi in un contesto sociale e basta. Qui i ragazzi fanno parte di una cooperativa, lavorano, vengono retribuiti, e quindi per noi genitori è sicuramente la più grande gioia, la più grande soddisfazione che potevamo sognare. E questo può essere anche un esempio, no? Credo di sì. Noi anche di intenti con la nostra associazione nazionale seguiamo un po' ormai questa linea. Vedo che anche le altre sezioni della IPD piano piano si sono indirizzate verso un inserimento vero, reale al lavoro, perché il terrore di tutti noi nel passare degli anni è vedere questi ragazzi che poi magari arrivano a un punto che non fanno più niente, stanno in casa, e stando in casa si perde tutto quello che si è costruito in questi anni. Quindi ora vederli qui, lavorare in contatto con le persone, e devo dire che sono professionalmente preparati, sono bravi, quindi è una grande gioia. Abbiamo poi ascoltato la signora Laila Cervi, che fa parte dell'associazione Crescere con noi di Parma, precedente proprietaria del peschereccio. E lui, architetto Giorgio Stacchi, presidente e vicepresidente della ONUS Crescere con noi di Parma. È nata questa ONUS qua perché doveva soddisfare un desiderio di un bambino malato di leucemia. Questo bambino non voleva più curarsi, era stanco delle medicine, era stanco di vivere in un certo modo, e una sirenetta un giorno è andata in ospedale a Parma e gli ha detto: guarda che se tu ti fai curare guarirai, e poi andrai su una barca magica. Allora vado, no? Prima devi farti curare, poi guarirai. Mamma, chiama il dottore che andiamo. E così è stato. Corallina, la sirenetta, ha trovato la barca, ha portato la barca da Chioggia a Genova via mare, tre marinai e un comandante, a Genova, perché il Ministero della Pesca, quando c'è un progetto di un interesse veramente particolare o nazionale comunque, il pescatore rende la licenza allo Stato, lo Stato gli dà una certa, non so che lo fa, non so come lo fa, un indennizzo, bravo indennizzo, e la barca è tua se vuoi, però è in condizioni speciali. Quindi va, diciamo, rimessa in sesto. Va rifatta tutta. Alla fine, da questa iniziativa nata, non è una barca, è un libro, giusto? Abbiamo preso
abbiamo preso coscienza della realtà che c'è negli ospedali verso i bambini malati di tumore, noi ci siamo detti, ma perché veramente non creare un progetto che possa dare loro un po' di felicità, un giorno di gioia, recuperare l'idea che la vita comunque va vissuta, eccetera, eccetera. E così abbiamo fatto, e questi bambini periodicamente venivano a bordo e veramente tornavano all'ospedale col desiderio di curarsi, col desiderio di guarire, percependo tutta l'energia che il mare gli poteva dare. E quindi lo sai che la Kelly dopo un giorno di vita sul mare, scatena, l'entusiasmo del mare si scatena molte endorfine. Endorfine uguale positività, positività combatte meglio la chemio. Non lo dico io che non sono medico, lo dicono i medici. Ecco perché, è vero, dicevi. Quando un bambino è entusiasta la cura fa più effetto, questo è quello che ci diceva l'oncologo. E abbiamo visto che in realtà per i bambini è una cosa importante. Poi, non improvvisamente, ma dopo la situazione economica che si è creata, abbiamo avuto dei problemi anche per il mantenimento della banca, per la gestione del progetto. Anche promesse non mantenute! Fortunatamente abbiamo conosciuto questa onda e visto che avevamo capito che potevano portare avanti anche loro un'iniziativa sociale, compresa la nostra, abbiamo donato il peschereccio a loro. E infatti vediamo qui che adesso ha ripreso la vita, ha ripreso l'attività e noi siamo in e i bambini di Parma potranno venire, bambini malati di varie realtà ma anche di Parma, questo è un accordo che abbiamo fatto ovviamente perché loro potranno venire sulla loro nave, perché è ancora un pezzo, è ancora loro ovviamente. Ed ascoltiamo adesso la cuoca del peschereccio, Mai Lavignani. È difficile diciamo questo tipo di lavoro? No, non è difficile, questa è la barca di sole, è tutto facile. E ragazzi come si comportano? Meravigliosi, bravi, efficienti, volenterosi, hanno tanta volontà, ce la mettono veramente tutti. Abbiamo poi ascoltato anche uno dei ragazzi che lavora sul peschereccio. Senti, allora come ti trovi a lavorare qui? Bene. Difficile? No, ancora no. E compagni di lavoro? Bene. Tutto a posto? Sì. Quando vengono le persone si sta lavorando bene. Mi sono accorto, se no non. Secondo me non venivano poi. È un segno, diciamo. È un segno positivo perché se no non. Quindi anche soddisfazione, diciamo. Sì. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.